Con Artigenio, Mercedes lancia il contest per Artigiani 2.0, iniziativa arricchita da un premio di 10.000 euro per le migliori idee. È questo il contest riservato alle imprese artigianali italiane lanciato da Mercedes-Benz, Vans, in collaborazione con Confartigianato. Artigenio, l'iniziativa accompagnata dal claim «L'Italia che dà forma alle idee», si rivolge a tutti i makers 2.0, ovvero a tutti quegli artigiani che sanno coniugare l'uso sapiente delle mani con l'innovazione tecnologica. I tre progetti ritenuti più interessanti da una giuria composta da altrettanti artigiani di successo sono stati presentati con delle mini clip e votati dal popolo del web, pesando così sulla scelta finale dei giudici. L'idea è nata, diciamo, attraverso un pizzico di nostra creatività. Mettiamo del nostro per realizzare delle cose innovative e creative. E devo dire la verità che quando ci siamo confrontati con gli amici di Confartigianato ci siamo trovati subito. Non abbiamo pensato a scontistiche, convenzioni che potrebbero limitarsi ad una quantificazione più o meno economica di vendere un veicolo commerciale, bensì abbiamo detto dobbiamo creare un brand, dobbiamo creare un concetto e vogliamo entrare nel campo sociale. E quindi abbiamo promosso, l'idea di Artigenio. Artigenio rappresenta una forma creativa di incentivo e di riconoscimento al talento italiano, al Made in Italy. Vuole essere un investimento sull'ingegno nostrano, sul patrimonio culturale e artigianale che hanno reso i prodotti realizzati in Italia apprezzati e ricercati in tutto il mondo. La naturale evoluzione dell'artigiano in imprenditore passa dunque per l'innovazione, che in Mercedes-Benz Vans si traduce in prodotti sempre più sicuri ed efficienti, in grado di rispondere alle esigenze dei più diversi impieghi professionali. Dal Citan, il city van ideale per la distribuzione leggera nelle aree urbane, allo Sprinter, che da 20 anni è un astro di prima grandezza nel settore dei veicoli commerciali, oltre le 3,5 tonnellate, passando per Vito, disponibile anche con la trazione integrale, la gamma è completa e pronta ad aiutare gli artigiani a realizzare le idee della nuova genialità. Entro il 30 di aprile verrà decretato il vincitore. Come Mercedes non ci limiteremo soltanto ad essere spettatori, andremo a sostenere, supportare e condividere e stimolare, se vogliamo, anche il progetto del vincitore fino alla sua realizzazione, fino anche alla presentazione ufficiale che avverrà poi nella seconda parte dell'anno 2016.